pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Sappiamo bene che oltre alla musica italiana quella inglese domina nel nostro paese, a volte però ci sono brani che anche in spagnolo hanno conquistato, esattamente come i nostri interpreti di oggi. Stiamo parlando degli Arabe de Palo e di un loro brano che ci porterà dritto al 1998, ossia Agua. Purtroppo l'attualità ci ha portato anche una notizia triste come quella della scomparsa del leader, figura carismatica, cioè Pau Donés, cantautore e chitarrista oltre che voce della band. È morto dopo una lunga malattia, 53 anni, 9 giugno. Cresciuto a Barcellona, ha iniziato la sua carriera giovanissimo con il primo gruppo formato a soli 15 anni insieme al fratello Marc. All'inizio suonano soprattutto nei locali della capitale catalana, ma per sbarcare il lunario lui lavora anche come pubblicitario per un'agenzia. La svolta nella carriera, così come nella vita, arriva dopo un viaggio a Cuba, dove compone particolarmente ispirato La Flaca, che è una canzone e anche il titolo del primo album, uscito nel 1996 e diventato un tormentone l'anno dopo, come hit che ha fatto da colonna sonora appunto nell'estate anche in Italia. Ecco allora a seguire l'album Depende del 98, che consolida ancora di più il suo successo e che lo vede collaborare anche con Jovanotti, come racconteremo fra poco. A distanza di altri 2 anni ecco arrivare De Vuelta y Vuelta, che è un album un po' più intimista, dai temi più profondi e seriosi. Anche per questo disco c'è una collaborazione con Jovanotti, oltre ad altre con artisti internazionali come ad esempio Antonio Vega o Celia Cruz. Altri 2 anni dunque con cadenza piuttosto precisa ed ecco un nuovo lavoro che torna ad alleggerirsi sia nelle sonorità che nelle tematiche affrontate, con Bonito che vede consolidarsi il sodalizio con l'amico Jovanotti. E proprio Lorenzo Cherubini è stato tra i primi a omaggiare Pau Donés sui social. Ho appena saputo della morte, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa, come al solito lui era pronto a rassicurare me, ha scritto appunto Jovanotti. Mi mancherai tantissimo, amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate, le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci. Tornando alla produzione artistica, è proseguita con gli Arabe de Palo fino al 2017, anno di uscita di 50 Palos, ultimo disco, mentre a livello di collaborazioni italiane, proprio in quell'anno gli Arabe de Palo hanno collaborato con Ermal Meta, per esempio, nel singolo Voodoo Love. A Sanremo del 2010 invece erano saliti sul palco per duettare con Fabrizio Moro nella canzone intitolata Non è una canzone. Poi è stata la volta di un altro duetto italiano con i Modà tra il 2012 e il 2014. Noi oggi abbiamo invece scelto appunto di andare al 98, ad Agua, che ben rappresenta le sonorità della band spagnola, dolci ed esotiche, ma anche i testi dal doppio significato, uno più apparente e immediato, uno più profondo e impegnato. Faceva parte di un album di enorme successo, come accennato, forse il maggiore della formazione, ossia Depende, che conteneva anche un singolo omonimo che ha trainato quel disco. Intanto va detto che si tratta del secondo per il gruppo spagnolo degli Arabe de Palo e che nel caso del singolo Depende fu pubblicato in Italia con l'aggiunta del brano proprio Dipende, quindi tradotto in italiano insieme a Jovanotti.